Ciao ragazzi e benvenuti in una puntata di Storie Random scritte con il dizionario. Che cos'è questa serie? Beh, per chi non ha visto la prima o la seconda puntata, in poche parole cosa facciamo noi? Scriviamo un copione senza verbi, aggettivi e nomi. Poi prendiamo un dizionario, lo apriamo e riempiamo tutti questi spazi vuoti. Quello che viene fuori lo facciamo in video. E questa puntata è venuta parecchio strana, cioè tipo... Eccola a voi, e il tema principale è Instagram. Leo, quante volte ti ho detto che prima di mangiare il panino devi controllare cosa c'è dentro? Ma dai, lo sai che io ho sempre fame, non ci posso fare No, niente! cazzo, no! Hai visto cosa è successo? Ti rendi conto di cosa hai fatto? Ti rendi conto? Racconta. Racconta, per favore, racconta! Allora Leo incominciò a narrare la sua storia. Stava mangiando un panino pensando ai camaleonti, quando sentì qualcosa sotto i denti. Guardò e vide un marxista zingaro. E allora pensò: cavo di ferro! Mannaggia agli alberi! Prese il ketchup, lo aprì e affogò il marxista nella salsa color sangue. L'hai soffocato. L'hai soffocato. Sei proprio un demente. Ma Muscoloso. Leo non ascoltava Seba. Era troppo indaffarato a formulare il suo nuovo stato di Instagram. Quando ti ritrovi un anfiteatro in mano, allora solo lì capisci quanto la vita sia come un notaio in un melograno. No, 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 aspetta. Quando ti guardo negli occhi, vedo una banana in mano a una lumaca di origine albanese. Ma mi stai ascoltando? Pari entusiasta, come un beduino. Che cosa hai detto? A quel punto Leo, indignato da Seba, ha preso una banana e gli sparò nel radio. All'improvviso comparve un Giovanni Selvatico che depositò Leo dal suo deretano. Allora Leo, flessibile con tutti i suoi capperi, prese un dizionario felice e urlò: Installare! Ma Giovanni fu così commosso dalla poetica di Leo che decise di metterla come statua di Instagram. E Leo, preso dalla rabbia, non ci vide più e cadde a terra, diventando un martello.